la forestale che ora ha più poteri, che hanno le macchine dei carabinieri. Una batteria. Eccolo, 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 eccolo. Cristo santo, qua ci stavamo ribaltando. Buongiorno ragazzi, oggi recuperiamo la moto che è giusto lì e ci stiamo finalmente dirigendo a Rapolla. Dopo secoli dall'ultima volta è finalmente giunto il momento di tornare in Basilicata con la MT-09. Ma ci vediamo più avanti perché dobbiamo anche incontrarci con Antonio. Ok, andiamo, protezione prima di tutto, quindi prendiamo il nostro bel laccetto e lo mettiamo qui. Sì, siamo airbaggati. Oggi per Antonio sarà la sua prima volta a Rapolla e mi sento proprio orgoglioso ad iniziarlo a questa strada che tra i motociclisti del sud è veramente tanto tanto famosa e apprezzata. Ma appunto sono felice oggi di portare qui Antonio perché lui ha la moto da poco, ma questa è già una strada abbastanza tecnica e quindi ora voglio seguirlo. Tornate di riscaldamento per arrivare a Lavello? Mamma mia ragazzi, non lo potete vedere il sorriso che ho sulle labbra, perché finalmente, caspita, si torna qui, una delle mie strade preferite, che per motivi che potete immaginare in questo periodo non abbiamo potuto sperimentare. Siamo solo all'inizio, è incredibile. Oh là là là, il posteriorino si sbilancia, signori. Non mi dite che devo mettere traction a 2. Ma mettiamolo, dai, tanto con le penne ci divertiamo altrove. Com'è andato il riscaldamento? Insomma, tornanti lo sai che... Ah, ma questi sono brutti, sono un po' scivolosi. Ebbene, ci siamo! Iniziano ufficialmente le prime curve! Dai! Sì! E vai! Che bella! Da quanto? Dall'estate scorsa! Aspettiamo Antonio, dai! Non mi dite che devo mettere traction a 2. Ma mettiamolo, dai, tanto con le penne ci divertiamo altrove. Ok, recuperato Antonio. Ora inizia il tratto più veloce. Che meraviglia, Rapolla! Quando vengo qua dico sempre le stesse cose, ma ragazzi come fate a descriverla se non con la parola meraviglia? È la strada che fa cantare i cilindri della moto. Dai, non vedo l'ora di sentire i commenti di Antonio. Questi erano quelli dell'MT. Mamma mia, ma guardate! Ma è bello proprio come posto naturale! Le arroccate in mezzo al verde, piccolissima, forse vittima della maggiore fama di Melfi, che è veramente da 10 km e che è molto più famosa, ma Rapolla è un piccolo gioiello. Intensa come sempre, fantastica. Chissà adesso che facciamo, possiamo rifarcela 8 volte oppure vediamo di arrivare ai laghi, non lo so. Sentiamo anche Antonio cosa ha in mente. Benvenuti a Rapolla, città termale dell'olio e del vino gemellata con la città di Lecce. Tonino, dove sei? Non mi dite che devo mettere traction a 2. Bene bene, però il bar è chiuso, peccato. Ci fermiamo qui lo stesso, dai. Voglio a tutti i costi conoscere i pareri di Antonio sulla Rapollata. Ventoliamoli il guanto. Beh, pareri? Bella, bella.
Un pochino? Ma soprattutto tu mi avevi detto attenzione quando arriviamo alla Polla perché c'è un tornante improvviso. E stavi quindi manifestando la tua arte migliore? Devo andare lungo? Sì. No, perché ho frenato col dietro, l'ho attraversato un pochino. Bravo, breve ma intensa. Come dice Sina, son finito come una calza, però... Allora, se vuoi, dato che il bar è chiuso, perché questo è il bar qua, in situazioni normali, è tutto pieno di moto, considerato che sono le 3.27, se vuoi arriviamo ai laghi. Me scusi me, lei è lento. Ah, può andare a 70, perché va a 40, 35 anzi? Vada, vada, corra e pieghi anche lei. Hai tutti i connotati per essere un chiummo, si dice dalle nostre parti. Comunque ragazzi, bellissima la tecnica presa in pista. Ci stanca anche meno uscendo di corpo. Venosa! Allora, cascata di San Fede no, oggi no. Andiamo di qua, andiamo verso i laghi di Monticchio. Che bell'aria buona che si respira, aria di laghi di Monticchio. Infatti ci siamo quasi. Andiamo a rompere la naturalezza di questi luoghi e il silenzio che vige. Che abbiamo la forestale che ora ha più poteri, che hanno le macchine dei carabinieri e si credono con i superpoteri. Questa la dedico a me stesso. Vabbè, facciamocele piano, almeno pieghiamo. Siamo arrivati a Monticchio e ai laghi di Monticchio. Adesso scendiamo anche. Ah, sentiamo un po' il rumore della natura e dell'acra che borbotta. Borbotta un pochino l'acra, giusto un poco. Si sente a malapena più degli uccellini che cinguettano. Che meraviglia ragazzi, questi posti. Fatemi fare la solita polemica. In questo anno e mezzo perché ci è stato proibito di venire in questi paradisi, dove al massimo si respira aria buona? Dai, pausetta tecnica ci sta adesso. Sono un bravo cicerone? Sì, sì. Mentre cambio la batteria alla GoPro frontale, vi racconto che abbiamo scoperto in sostanza che Monticchio è condivisa tra tre comuni attualmente in Basilicata in zone di colore diverse. Quindi una arancione, una rossa, una gialla. Ah, quando la finiremo con ste chiacchiere? Comuni da 8 abitanti e le libertà personali di queste persone... Vabbè, basta polemiche. Quanto mi è mancato questo tour! Una batteria! E via in direzione Melfi! Ciao Gaudianello! Che spettacolo! Anche se l'asfalto non è perfetto, va bene uguale. Ho l'impressione che qui si sia in zona rossa. Non c'è una singola macchina che gira. Questo rende noi abbastanza rumorosi e non solo, ci rende anche vulnerabili ad eventuali controlli che non c'entrano nulla. Ma noi veniamo da un'altra regione, noi siamo sani, secondo... Vabbè, la smetto di fare polemica. Antonio, dove stai? Melfi! Il castello di Melfi lì, lo vedete, bellissimo. Spero tanto di poterci tornare quest'anno per la sagra della Varola. Antonio! Dai, e gas! Seguiamo Antonio, studiamolo. Mettiamogli pressione, vediamo quanto resiste. Poverino. Eccolo, 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 eccolo. Marchio di fabbrica? Siamo a Rapolla, mo te la fai tu avanti. Io ti studio. Mi sento tanto istruttore adesso. Studiamo le traiettorie di Antonio a Rapolla. Cioè, istruttore senza titoli, ovviamente. Quanta pressione li stiamo mettendo da 1 a 10? Secondo me è 11. Comunque questa è una cosa che non si dovrebbe fare ragazzi. Io la sto facendo solo perché so che ad Antonio forse un po' piace. Però mai mettersi dietro così e neanche superare, non ne vale la pena. Ehi, freni troppo presto. Questa si fa dritta. Bella questa piega Antonio, bravo, bravissimo. Rapolla svezza tutti. Occhio Antonio, questa è balorda. Stringe all'improvviso, anzi no, non è vero. E occhio a questa, ora te la fai da solo, Questa è maledetta, però bravo, sta piegando bene. E questa allora, neanche. Allora sarà questa, neanche questa. Cristo santo, qua ci stavamo ribaltando.
Basta, CTS a 1, a 2, anzi, via. Anche basta il verticale per oggi. E allora è questa. È questa qua. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, matematico. Matematico, e meno male che non c'era il camion, di poco. Quella è brutta. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Abbiamo rischiato qualcosina, ma dai, ci stava, perché dopo tanto tempo così bloccati nel non poter fare nulla, dai, un po' una rapollata ci stava tutta. Ringrazio Antonio per avermi accompagnato, ringrazio voi per aver guardato fino all'ultimo questo motovlog ignorante. Se il video è stato di vostro gradimento, come al solito fate una cosa semplicissima: lasciate un like, e se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale, cosa che dovreste fare a prescindere, perché ho notato che molti di voi guardano i miei video e non si iscrivono, ed è un peccato, sono simpatico, dai. Quindi da Andrea è tutto, e anche da Antonio, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao. Non mi dite che devo mettere traction a 2.